Il più cordiale e non più di tanto buon pomeriggio vi giunge dal comune San Gregorio. Chiediamo scusa di San Gregorio per questo big match tra Virtus, tra la locale formazione del San Gregorio e Virtus Teramo, diciamo penultimo atto di questo campionato di promozione Girone A, una gara fondamentale in chiave sia campionato sia playoff. La Virtus Teramo con la vittoria odierna sarebbe matematicamente promossa in eccellenza, il San Gregorio invece può agguantare il primo posto per poi giocarsi il tutto per tutto nella prossima gara in terra teramana. Per quanto riguarda le formazioni, tutti a disposizione in entrambi gli schieramenti, vado subito a leggervi il conto dei 22 in campo che intanto stanno battendo il calcio d'inizio. Batterà per prima il San Gregorio da destra verso sinistra rispetto alla postazione da cui vi trasmettiamo questi gli 11 di Mister De Angelis: Miele, Fabi, Urzini, Campagna, Alfonsetti, Riocci, Gianni, Nanni, De Paulis, Di Paolo, Marcone. Risponde la Virtus Teramo con Bruno, Aureli, Di Marco, Di Francesco, Passamonti, Cocca, Spaiu, Di Sante, Adorante, Canzanese e Pallitti agli ordini del mister Capitanio. Tanto non è stato schierato Costi quest'oggi in campo, infortunato, ancora alle prese con il fastidio. Mister Scimmia, quanto è importante l'assenza di Costi? Io l'ho visto giocare due volte, secondo me è un ottimo giocatore, poi si compensa bene con Di Paolo che guarda fa dei numeri eccezionali, però ecco, l'esperienza di Bruno anche questa volta l'ha fatta da padrone. Cross in mezzo su calcio d'angolo e c'è l'incornata da parte di Claudio Ianni. La lascia scorrere, attenzione, messo a terra! E poi c'è un segnalazione di offside, era stato messo a terra il numero 11, Marcone. Ma guarda, da qui non si è visto bene, però il contatto credo che ci sia stato. L'arbitro forse ha visto di più, ecco, adesso la palla è uscita, però mi sbilancio, credo che era rigore, sì, noi siamo anche vicino. Uomini in area, palla messa in mezzo, Urzini la tocca, anzi era Fabi e per poco non si trasforma in un ghiotto assist su cui ovviamente Bruno si è fatto trovare pronto. Rilancio immediato, poi Campagna prova una scivolata, non gli riesce, ancora Teramo in possesso della sfera, poi possibilità per Canzanese di andare alla conclusione ma da una disattenzione del San Gregorio. Davvero pericolosa la formazione teramana al minuto 28. Davide Di Sante sul punto di battuta, battuto corto dalle parti di Aureli, vediamo se Aureli tenta una conclusione, la mette in mezzo, si accentra, il raso terra di Aureli che addirittura chiede anche una deviazione, rimessa velocissima da parte del San Gregorio con Nanni che la controlla a metà campo, subito disturbato da un compagno, la perde, spalle alla porta per Mattia Nanni, possibilità di appoggiarla per il corrente compagno a rimorchio e questo forse è il difetto palesato fino ad adesso del numero 8 della formazione di... C'è anche... Vabbè, ma era tutta la... era un fallo. Lo staff, la panchina del San Gregorio che ha qualcosa da ridire al signor D'Amore della sezione di Sulmona. Direttore di gara che rientra in campo, che rientra negli spogliatoi, sanziona così, sancisce così la fine dei primi 45 minuti. Riprendiamo qui dal Davide Matteo 5 di San Gregorio, seconda frazione di gioco che ha tardato qualche istante per prendere il via, adesso squadre che battono il calcio d'inizio con la Virtus Teramo che proprio in questo istante dà l'avvio alla seconda frazione. Ponsetti che poi favorisce Pallitti la manda indietro, ancora in post, in possesso della sfera, palla messa in mezzo e c'è il gol! E c'è il gol da parte del Virtus Teramo con Francesco Adorante, si è incuneato bene tra Miele e Campagna, Adorante l'ha messa dentro senza problemi, la mette dentro Adorante e allora cambia il risultato qui a San Gregorio, Virtus Teramo 1, San Gregorio 0. Lunga per Pallitti, direttamente in porta, in qualche modo Miele sembra essersi prontamente ristabilito, il numero 10 Canzanese si è scontrato con Riocci, direttore di gara che ha deciso di non intervenire, palla lunghissima direttamente in porta,
e ci deve mettere una pezza miele. Riesce a servire Marconi, ancora Riocci, può entrare in area Riocci, vediamo se riesce a tu per tu con il portiere, la mette in mezzo, però non c'è nessuno. E ancora la rimessa, Riocci, possibilità di entrare in area, la mette in mezzo, non ci arriva Di Paolo, anticipato in maniera magistrale da parte di Marco, e qui il direttore di gara ha dato la sensazione di non essere stato molto attento, perché comunque Bruno non aveva subito nessun fallo. Suggerimento in avanti alla ricerca di Paolo, che può venire alla conclusione dalla distanza, ci arriva Bruno che si tuffa sul lato mancino ed intercetta molto bene questo raso terra di Francesco Di Paolo. Palla che arriva in mezzo, il colpo di testa, salvataggio sulla linea, era stato Riocci ad incornare, attenzione potenzialità del contropiede con Pallitti che se l'allunga troppo, si fa soffiare però la sfera da Miele. Buona questa situazione in avanti adesso con Passamonti può andarsene sulla destra, rientra sul destro, la mette in mezzo, in arrivo! Che occasione per Criseldo Spaiu! Poi Spaiu può partire sulla sinistra. Anzi, è Di Sante messa a terra da Nanni. Commesso fallo anche da parte di Mattia Nanni. E c'è un altro giallo. Rimane in 9 il San Gregorio. Gomitata subita adesso sotto gli occhi della telecamera, subita da Di Paolo. Arbitro, sei un buffone! Commessa da Di Paolo all'indirizzo di Spaiu. Di certo per adesso c'è solo il gol della Virtus, il vantaggio di Adorante, adesso Campagna che in qualche modo riesce a salvare su Cini, tre giocatori a raggiungere Nanni, Alfonsetti e 8 contro 11. Direttore di gara che la fischia in questo istante, e per la Virtus Teramo è festa promozione, è la vittoria che vale il campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza giustamente meritato dopo questa bella prestazione da parte della formazione di Capitanio, che ovviamente festeggia in campo con tutti i suoi effettivi una vittoria meritata quantomeno per l'accortezza, per l'attenzione, per la per l'efficacia con cui è stata portata in porto questo match, questa partita, una partita fondamentale, prima contro seconda. Corsara 1-0 per effetto del gol di Adorante, la formazione di Capitanio che ovviamente adesso festeggia, inneggia tutta, e lo fa meritatamente. Ed allora situazione di classifica che vede la Virtus Teramo campione a 64 punti, San Gregorio ancora fermo a 59, possibilità di sorpasso per il Ponte Romano alla luce dei risultati conseguiti quest'oggi tra l'altro big match tra Mosciano e Ponte Romano. Ma comunque 33 gare giocate, 18 vinte, 10 nulle, 10 pareggiate, 5 perse, 57 gol fatti, 20 subiti. Questa è la forza di una squadra, quella allenata da Nobile Capitanio, che adesso inneggia e festeggia all'indirizzo dei propri tifosi sotto la nostra curva, e può davvero essere felice di un traguardo importante che la porterà a disputare il campionato di eccellenza. La felicità negli occhi, nel sorriso, nel volto del presidente Di Antonio, una felicità però fino adesso molto molto pagata, pronta ad esplodere non appena vi riunirete con la squadra e con tutto lo staff societario, ufficialmente Virtus Teramo in eccellenza. È una bellissima notizia, ci riempie di gioia e di orgoglio.
e cerchiamo di sprigionare prima possibile questa grande gioia. Voglio subito incontrare i ragazzi che sono gli artefici principali di questa bellissima cavalcata, credo una promozione molto meritata, giocata con tanta grinta, tanto cuore, in un girone dove c'erano veramente tante concorrenti importanti, tante concorrenti forti. L'idea di aver vinto le ultime quattro partite con quattro dirette concorrenti, questo la dice lunga anche sul nostro valore, credo che metta un pochettino il punto sul fatto che sia meritata questo successo. Una squadra che oggi, come se avesse la sua, come se oggi, che oggi è come se avesse disputato una partita a scacchi, molto attenta, molto accorta, molto organizzata e pronta a colpire nel momento giusto, ha messo a segno un gol fondamentale e poi si è ha gestito benissimo tutto il resto della gara. Questa è un po' la sintesi delle caratteristiche di questa Virtus Teramo. Mi piace molto la descrizione che ha dato della partita, perché credo che veramente sia questo, al di là dei valori tecnici, tattici o comunque della partita, di come sia andata, perché comunque anche loro sono stati sul pezzo e quindi è stata una bellissima partita, però effettivamente credo che questa nostra qualità, che ho notato già da diverso tempo, che praticamente giocatori esperti, giocatori che sanno bene come muoversi in ogni momento, credo che questo, in questi soprattutto momenti cruciali del campionato, quando, come si suol dire, la palla scotta, la fanno da differenza, oggi si è visto chiaramente. Allora, prima di passare un po' a conoscere quelli che potrebbero essere i dettagli dei vostri festeggiamenti, subito da domani, o da almeno da qualche, tra qualche giorno, subito la testa proiettata al prossimo campionato, una nuova avventura, una nuova esperienza per voi, inutile dirlo, esistete dal 2009, è la prima volta, quindi una cavalcata trionfale questa, e naturale, quindi che ci sarà da mettere a punto, da mettere a posto tante cose. Già hai in mente qualche come muoversi o ancora è troppo presto? No, ci siamo già mossi, perché diciamo una società strutturata, tra l'altro volevo specificare che è una polisportiva, quindi all'interno diversi sport, diverse attività, contiamo circa 700 atleti, quindi diciamo una bellissima realtà, e tra l'altro soltanto circa un terzo del budget che abbiamo a disposizione viene speso per il calcio, quindi le risorse diciamo potrebbero esserci, noi credo che siamo organizzati. Diciamo che la Virtus Teramo andrà in eccellenza per, naturalmente, per ben figurare, cercheremo di starci più a lungo possibile. Un buon inizio, da come prima volta, diciamo buoni propositi, siamo curiosi, i festeggiamenti, che cosa prevede adesso, il rituale? E il rituale, mi sono permesso di fare delle magliette perché sono abbastanza scaramantico, adesso come verrà poi naturalmente la festa quella bella cercheremo di farla, e credo che dovremmo condividere tutto questo con la città di Teramo, perché noi siamo una squadra importante a Teramo e quindi vorremmo condividerla con tutti i cittadini di Teramo e al centro di Teramo. Presidente 5, amareggiato per una sconfitta che secondo me è derivata più da una defezione nervosa che da una defezione fisica, tattica, tecnica o prettamente calcistica. Sì, sicuramente hai fatto una diagnosi perfetta. Per noi la partita era molto molto importante, noi purtroppo avevamo solo un risultato oggi, dovevamo assolutamente vincere per poi scavalcare la Virtus. Purtroppo il primo tempo abbiamo giocato bene, la partita è stata molto nervosa, molto combattuta, poi purtroppo, siccome siamo rientrati anche domenica scorsa a Prato, la stessa cosa, pronti via, primo minuto, gol, è chiaro che ti taglia le gambe. Però insomma, io voglio dire una cosa, oggi mi dispiace, ma ha perso lo sport, perché non è possibile, è una partita, non voglio alibi, non voglio giustificazioni, merito alla Virtus che ha vinto meritatamente, quindi noi gli facciamo un grosso applauso e un grosso in bocca al lupo per il prossimo anno, ma non è possibile, una partita del genere non è possibile mandare una terna del genere, un rigore clamoroso su noi verso la fine del primo tempo, ma clamoroso sullo 0-0, avrebbe cambiato tutto il corso della partita, per poi parlare una partita del genere non è possibile espellere tre persone, cioè noi siamo rimasti in 8 in una partita del genere, quando il primo tempo loro hanno fatto dei falli veramente veramente pesanti, delle entrate dure, neanche un ammonito. Mi dispiace, oggi ha perso lo sport, io non
non voglio, alibi non mi interessa, è una partita di calcio, nella vita ci stanno cose molto molto più importanti, quindi oggi veramente non cerco alibi, i ragazzi hanno fatto veramente il massimo quest'anno, una cosa inaspettata che ho sempre ripetuto, se mi avessero detto che alla penultima giornata potevi giocarti il campionato, la vittoria diretta del campionato, mi sarei messo a ridere, quindi un plauso ai ragazzi perché hanno fatto veramente il massimo quest'anno, hanno fatto veramente un campionato eccezionale, però non è possibile arrivare alla penultima giornata, uno scontro fra prima e seconda con la possibilità, la seconda vincendo, di scavalcare la prima, una terna arbitrale del genere. Io ripeto, non cerco alibi, faccio i miei migliori auguri e complimenti alla Virtus, ma non è accettabile una cosa del genere, i sacrifici di un anno intero vanificati per tre persone che vengono qui la domenica a fare i protagonisti, a sentirsi onnipotenti, a trattare male i giocatori, a rispondere male, non è accettabile una cosa del genere, bisogna mettere freno a una situazione del genere. Direzione di gara che hai più anche a noi, ai nostri occhi, ovviamente l'abbiamo vista da fuori, è apparsa forse un po' troppo indecisa, un po' troppo velleitaria su decisioni importanti come poteva essere il calcio di rigore, anche quello, diciamo, che voi lamentate di più, ma anche quello che non è stato considerato, che non è stato combinato proprio nelle prime battute di gioco. Al di là di questo, però, una stagione per voi esaltante, una stagione che veramente ha fatto vedere il miglior San Gregorio e, diciamolo bene, forse anche alla luce di quello che è stato il calcio aquilano quest'anno, forse la più bella realtà, quella che quantomeno è salita più in alto, visto anche comunque che il panorama non ha offerto particolari gioie, particolari soddisfazioni. Adesso recuperare le idee, c'è da fare l'ultima partita di campionato che vale soprattutto per un discorso di posizione, anche se alla luce del pareggio con il Ponte Romano voi siete rimasti sempre del Ponte Romano, voi siete rimasti sempre secondi, e quindi c'è da tenere in cassaforte questo secondo posto, giocarsi con i playoff e perché no non poter comunque riuscire a rientrare in un contesto diverso da quello che poteva essere una promozione diretta. Sì, sicuramente adesso dobbiamo rivedere un po' tutto, perché noi fino ad oggi, ecco, avevamo questa possibilità, adesso è sfumata alla penultima giornata in questa maniera, così come abbiamo detto, la partita è stata ripresa ampiamente, andrà in differita domani credo su alcune televisioni, quindi invito tutti a vederla, anche i vertici della Lega, per vedere che cosa hanno mandato, chi hanno mandato qui oggi a una partita del genere, per farsi anche loro un mea culpa, i vertici, ripeto, della Lega dovrebbero farsi un mea culpa e rivedere la partita per intero, perché non è possibile, ripeto, una cosa del genere. Però al di là di questo noi ci rimboccheremo le maniche, adesso abbiamo quest'ultima partita contro Guerra, che sarà una partita difficile, anche perché credo che contro Guerra oggi nella partita è stata sospesa, quindi c'è ancora la possibilità di salvarsi, e quindi sarà una partita difficile, però noi andremo lì, giocheremo la nostra partita, poi vedremo i playoff che succederà. Certo, adesso diventa tutto più difficile, i ragazzi sono stanchi, hanno tirato come si dice, la carretta fino ad oggi, veramente ad alti livelli, quindi ci sarà questa proroga, questo prolungamento di campionato, non è semplice, insomma, però noi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti e vediamo quello che succede, sperando in arbitraggi sicuramente migliori di quelli di oggi. Eccoci qua con tre protagonisti dentro e fuori il campo della cavalcata, del salto di categoria della Virtus Teramo: Francesco Adorante, Sergio Bruno e Matteo Massacci, mascotte nonché figlio del direttore sportivo Massacci. Allora, cominciamo da Adorante. Torni all'Aquila, tu che sei stato un ex giocatore dell'Aquila, metti a segno il gol che vale una stagione, ma vale anche la storia, e ti porti a casa un salto di categoria, l'ennesimo. Sì, sono contento per me, prima di tutto per mia moglie Simona e Vittoria, il gol lo dedico a loro, e poi per tutta la squadra, perché quest'anno veramente è stata un'annata bella, difficile, una bella cavalcata, che ci ha portato nella storia, nella piccola storia della Virtus Teramo. E io, come Sergio, come i vari Aurelio Massacci, Davide Di Sante, il mister, abbiamo giocato insieme parecchi anni, ma questa è stata la vittoria più bella, meritata, che forse non tutti ci credevano e credevano in noi, e quindi è stata una piccola rivincita. Sergio,
Anche per te una prestazione oggi, ma comunque quella, tutte quelle che ti hanno accompagnato nel corso di quella stagione, sempre sopra le righe, sempre un punto di riferimento. Forse io ho detto in telecronaca che tanti punti della Virtus Teramo sono passati tutti tra le tue mani. No, ma diciamo che questa è la vittoria del gruppo, perché siamo un gruppo fantastico e questo ce lo meritiamo, questa vittoria ce la meritiamo tutti, nessuno in particolare, ma veramente tutti, perché è un anno che lavoriamo, da luglio che lavoriamo tutti i giorni facendo sacrifici, chi più chi meno. Siamo felicissimi di questo salto di categoria. Come ha detto Francesco, tanti ci davano per spacciati o bolliti, invece alla fine eccoci qua a festeggiare. Anch'io dedico la vittoria del campionato alla mia moglie, alla mia famiglia, è una dedica in particolare a Benito Rastelli, presidente della Virtus Teramo, della Torrese, scomparsa a dicembre, al quale io ci tenevo in modo particolare. Adesso faccio un in bocca al lupo ai miei ex compagni della Torrese e speriamo che anche loro domenica possiamo festeggiare tutti insieme. Adorante, poi andiamo dalla mascotte con la quale faremo una disamina un po' più goliardica. Parliamo un attimo della gara, una gara che voi avete giocato come una partita di scacchi, molta concentrazione, molta attenzione, diciamo nel dettaglio, quindi una gara che avete affrontato con diciamo studiando nel modo più preciso le mosse degli avversari e colpendolo nell'unica vera diciamo disattenzione difensiva. Poi il San Gregorio non ha retto un po' la condizione nervosa e voi ovviamente l'avete amministrata e giocata con tanta tranquillità. Sapevamo che era una partita difficile perché, conoscendo loro, una squadra molto organizzata e secondo me una delle migliori del campionato. Primo tempo eravamo un po' nervosi, contratti, e poi nel fine primo tempo abbiamo parlato in spogliatoio, il mister ci ha tranquillizzati, abbiamo parlato noi un po' più grandi per tranquillizzare soprattutto i ragazzi, è venuto fuori questo gol nell'unica vera occasione, perché è stata una partita veramente tirata. Poi dispiace per il finale, per quello che è successo, che hanno perso un po' le staff, però siamo contenti per noi, dispiace per loro, gli auguriamo di fare degli ottimi playoff perché stanno ancora dentro, quindi gli do un grosso in bocca al lupo. Sergio, è inutile dire che i tuoi interventi hanno influito su questo match, un match che non ti ha visto correre particolari rischi, comunque hai dato sicurezza in difesa e diciamo, ti sei fatto sentire richiamando spesso anche i tuoi compagni del reparto arretrato. Poi dal momento in cui sono fioccate le espulsioni è stato più facile comunque gestirla e portarla a casa. Sì, come detto Francesco, dispiace perché nell'ultima fase di gara hanno perso un po' le staffe i ragazzi a San Gregorio. Noi ci tenevamo tantissimo, è inutile dire, siamo entrati in campo forse un po' contratti, un po' timorosi, poi pian piano siamo riusciti ad uscire a distanza, diciamo. Francesco è stato bravo nell'unica occasione concessa a San Gregorio nell'arco della partita a farsi trovare pronto. Sono contento per lui, così un attimo si rilassa perché c'è una tensione unica. Niente, questo vorrei, prima ho dimenticato forse di ringraziare il mio bravo dei portieri, che è un anno che l'ho massacrato e martellato, e questo è anche merito suo. E niente, andiamo avanti così, ci prepariamo per l'ultima di campionato, dobbiamo orare al meglio e poi ci godiamo sta festa, poi vediamo l'altro anno che succederà. Una passerella, poi un po' di riposo e poi subito occhi punta della prossima stagione. Adorante confermato con la maglia della Virtus Teramo? Non lo so, io adesso mi godo il momento. Sto bene alla Virtus, benissimo, poi quello che decideranno per me va bene tutto. Io ho voglia di giocare, mi sento bene, quindi fin quando c'è l'entusiasmo continuerò a giocare, poi vediamo. Domanda un po' più particolare per Bruno, affronterai la Miternina, una tua vecchia conoscenza, con la maglia della Virtus o con un'altra maglia? O con quella che ti piacerebbe affrontare, insomma? Sì, ci prepariamo il prossimo anno, e sì, a Scoppito ho passato un anno fantastico. Anche con la vittoria coronata, con la vittoria del campionato, anche in quella circostanza, e ho tanti amici che sento, diciamo, quasi quotidianamente, dai vari Gizzi, il mister, lo stesso Massimo e Ragoto, il provo dei portieri, e sarà una bella emozione. Vediamo che succede. Anche io sto bene qui, spero di continuare. Adesso abbiamo un'estate, ci godiamo l'estate, andiamo al mare e poi ripartiamo belli carichi. Ecco il piccolo Matteo qui, figlio della mascotte, la punta diamante, il figlio del direttore sportivo Massacci. Allora, papà questi giorni era un po' nervoso, è vero? Molto. E che diceva a casa? No, diceva che ci voleva tranquillità per fare queste partite. Papà. E io facevo così. Calma, papà. E tu dicevi a papà di stare calmo. Adesso però il momento, diciamo, brutto, tra virgolette, è passato. Francesco ha messo a segno un gol che vi manda in paradiso. Adesso i festeggiamenti, che si fa?
Il premio del presidente. Direttore Massacci, bagnato, stravolto, ma alla fine contento. Un miracolo che si avvera, un sogno, la Virtus Teramo in eccellenza, che per voi è il paradiso. Sì, siamo contenti perché questo è il mio primo anno, abbiamo cercato di fare una squadra per fare bene, poi man mano che venivano avanti le giornate noi siamo trovati in questa classifica, abbiamo visto che potevamo spuntarla, ogni domenica andavamo meglio, abbiamo chiuso il campionato con 4 vittorie, questa è una cosa importante, 4 scontri retti, 4 vittorie dentro e fuori. Io penso che oggi nessuno possa recriminare sul fatto che la Virtus abbia vinto un campionato perché siamo stati più bravi, poi ci può stare qualcuno che, però io penso che lo abbiamo meritato perché abbiamo un gruppo fantastico, una società stupenda, non ci fa mancare mai niente, quindi è questo il lavoro di un'equipe, tutti insieme, e poi alla fine i risultati arrivano da soli, ecco. Una squadra, quella sua, che si è mostrata, diciamo, efficace, efficiente e soprattutto molto attenta, ed è riuscita davvero in un'occasione forse pure piuttosto inaspettata, almeno per quanto riguarda la disamina dell'azione che vi ha portato al gol, ad andare in vantaggio e poi con molto ordine e molta attenzione a gestire al meglio il match. Diciamo, la gestione, la tranquillità, l'esperienza della vostra squadra è stata un po' la chiave di volta di questo match così tirato. Sì, sicuramente è stata una partita forse non bella, primo tempo siamo stati un po' contratti, sentivamo un po' la partita, la nostra è una squadra anche un po' giovane, poi piano piano siamo usciti fuori e secondo tempo la prima palla abbiamo fatto gol, potrebbe anche essere frutto di una piccola fortuna, però poi loro si sono un po'... sono scaldati, sono fatti a spelle, quindi penso che noi oggi abbiamo meritato sul campo nettamente, forse poteva finire pure con un punteggio un po' più largo, visto. Però ho visto un San Gregorio forte, devo dire, una buona squadra come lo aspettavamo, quindi però io penso che non abbiamo rubato niente, abbiamo vinto meritatamente e questo nessuno ce lo può togliere. Vittoria meritata, perché comunque non è solo questa la partita che vi porta in eccellenza, ma sono tutti i punti messi a segno da qui all'inizio del campionato, quindi tornando al ritroso, e le famose 4 vittorie, inclusa quella di oggi. Tanti complimenti a questa Virtus, adesso in un bel flash dai festeggiamenti di questa sera a quella che sarà la prossima stagione, una nuova esperienza, confermatissimo immagino lei nel suo ruolo, e ovviamente ci sarà da lavorare per una nuova avventura, una nuova realtà che richiederà anche impegni e, diciamo, stimoli diversi. Sì, sì, sono contento adesso per la vittoria, adesso festeggiamo tutti quanti perché avremo una settimana ancora da giocare un'altra partita, onorare l'altra partita, e poi vedremo di pensare al futuro, ci sederemo con la società, vediamo il da farsi, se mi confermo, io sono contento se mi confermano, vediamo. Presente oggi era un po' insoddisfatto nel mio lavoro, ma scherzo, penso che non ci siano problemi. Sicuramente faremo bene, cercheremo di fare bene anche un altro anno, di salvarci, quindi vedremo. Però adesso ci vogliamo solo godere la festa. Per De Angelis, ovviamente la Virtus Teramo porta a casa questa vittoria, porta a casa anche il salto di categoria, una gara che, come abbiamo già detto, non so se è d'accordo pure lei, forse i teramani hanno vinto non tanto con il gioco, con il calcio, con le occasioni, hanno vinto forse con la migliore organizzazione e soprattutto con una condizione nervosa un po' più avanti della vostra. Forse voi avete accusato un po' troppa pressione. Ma guarda, più che pressione noi abbiamo accusato l'inesperienza di una squadra molto giovane. La Virtus sicuramente non ha vinto con il gioco perché non hanno fatto 2 passaggi di seguito, quindi non è ripartenze, palle lanciate, buttate lì. Sono stati bravi alla prima occasione a fare gol, però poi niente di più. Grande organizzazione in fase difensiva, merito a loro, grandissima squadra fatta per vincere il campionato, cioè tutto quello che hanno speso sicuramente dovevano vincere, le pressioni dovevano averle loro, però è una squadra fatta di giocatori esperti, hanno mantenuto la calma. Ci sta anche questo nel calcio, una squadra giovane, abbiamo patito l'inesperienza, ci siamo innervositi, è andata male oggi perché abbiamo fatto un campionato, ripeto, strepitoso.
È una squadra la sua che è partita per salvarsi con un nugolo di giovani, di ragazzini terribili, diciamo il più vecchio, il classe 87, quindi nemmeno 30 anni, quindi questo la dice lunga e siete arrivati davvero alle porte della promozione diretta. Ovviamente c'è un po' di rammarico, ma c'è anche la consapevolezza di aver condotto una stagione ad altissimi livelli. Rammarico ce n'è perché ce la siamo giocata, però arrivare a questo punto per noi era un sogno. Se me l'avessero detto il 3 d'agosto che abbiamo iniziato la preparazione, arrivare il primo di maggio a giocarci la promozione diretta in eccellenza, li avrei insultati sicuramente. Invece ci abbiamo provato fino alla fine, una squadra molto giovane, oggi è rientrato per forse la quinta presenza al classe 99, domenica scorsa avevo giocato con 2,99, erano rientrate 2,99, non so quante squadre in promozione hanno i 99 in rosa, io addirittura li faccio anche giocare, squadra giovane, forte, che negli anni potrà ancora dire la sua. Adesso abbiamo i playoff, vediamo contro chi, proveremo a giocarcela con chiunque, qualsiasi squadra andremo ad affrontare, come abbiamo fatto tutto il campionato, spensierati, cercando di ritrovare la tranquillità e la calma. Obiettivo blindare questo secondo posto nell'ultima uscita che avete a Controguerra e cercare anche di approfittare di questa seconda posizione per poter trarre qualche piccolo vantaggio in più. Il salto di categoria non è, diciamo, matematicamente compromesso. No, il salto non è compromesso, noi cercheremo di arrivare secondi perché per noi sarebbe un traguardo a dir poco storico, quindi vederci lassù sarebbe bellissimo. Poi quello che viene, nel senso abbiamo dato tanto, abbiamo fatto tanti sacrifici e adesso ce la giochiamo tutto nei playoff, sperando che le cose migliorino anche sotto il punto di vista arbitrale. Io ce l'ho, mi dispiace, meriti alla Virtus, ripeto, però 14 contro 11 è più semplice. Ecco, piccola parentesi sulla terna arbitrale, non è piaciuta, ai più, forse una terna che abbiamo già detto più volte non è stata, non si è fatta trovare pronta in episodi decisivi, è mancato un po' di coraggio, un po' di autorità. Lei è finito anche anzitempo in compagnia di tre suoi giocatori negli spogliatoi, come l'ha vista e che cosa ha detto all'arbitro? Guarda, io al guardalinea avevo detto 30 secondi prima, appena esce la palla facciamo il cambio, se n'era dimenticato. Ho detto non è possibile che ti dimentichi una cosa del genere, gliel'avrò detto sicuramente in un'altra maniera, sicuramente nervosismo della domenica, della partita che stai perdendo, sicuramente gliel'ho detto a malo modo, però sono permalosi, sono ragazzini e purtroppo quando indossano quella divisa, ma la colpa non è neanche la loro, penso non sia neanche la loro. Loro fanno quello che possono, purtroppo non avendo mai giocato a calcio è difficile poter capire tante cose, anche perché il giocatore in sé per sé comunque è bugiardo, cerca sempre di far capire quello che non è vero all'arbitro, però loro oggi è un disastro totale, ma anche da parte della Virtus, se parli con quelli con i dirigenti Virtus, l'allenatore della Virtus, penso che dirà la stessa cosa, proprio un arbitraggio imbarazzante da tutte e due le parti, non è che perché abbiamo perso la colpa è dell'arbitro, non ho detto quello, sono stati più bravi, hanno vinto, ma in 14 è più semplice.